e me ne stavo a letto con Rosina. Rosina è una ragazza assai gaiarda, vedessimo che pezzo de Bernardo è una ragazza assai vistosa, e l'ha deciso di non farsi sposa, e il fidanzato suo se la castiga mettendogli ed udita nella pera frutto dolce prelibato. L'ha detto stamattina anche il curato, con la sua forma elegantina e snella, de botti e fa drizzare la cappella. Era un giovane soldato, da poco tempo all'armi richiamato, messo in prigione fu dal colonnello, perché giocava sempre con l'uccello nella gabbia svolazzava. La dolce Anna Maria se lo guardava, un giorno in camera sua poi se lo prese, gli ruppe anche l'insegna de marchese che da Roma era partito. Lasciò la moglie sua con un suo amico, sto giovanotto che ha nome Pietro, de botto va a drizzare nel de Pietro il monumento dei Mazzini, dove ci fanno l'amore i ragazzini, col gioco nemico, gioco mosca cieca, de botto si sparavano la sega del falegname si è inceppata, perché la moglie sua gliel'ha scassata, l'hanno aggiustata dopo tante prove, l'hanno aggiustata con 69 baldi bersaglieri, per l'Africa già sono partiti ieri, a riceverli c'è proprio un soldato che glielo prese a tutti ne, la mano del pascià era fasciata per una sciabolata ricevuta, portava un gran mantello sulle spalle che non gli ricopria nemmeno le palle del cannone son di piombo e, per le, e quelle per giocare son di vetro. Sto giovanotto che a nome Pietro riannava a scherzar sempre ne e dietro il monumento dei Mazzini, dove ci fanno l'amore i ragazzini, col dolce amico gioco mosca cieca, due volte si sparavano, la sega del falegname era lucente, la moglie sotto l'uomo si distende solo come un fil di lana, la moglie una grandissima puttana della miseria, mi sono sbagliato, gridò quel cacciator tirando al volo, e dopo che la storia ho sostenuto, andate a fare in culo e ve saluto.